Al tempo di Davide ci fu una fame per 3 anni continui. Davide cercò il volto del Signore. Secondo Samuele, capitolo 21, versetto 1. Cercare la faccia di Dio. Secondo la Bibbia, cercare il volto di Dio non significa ricorrere a Lui come ci si rivolge a un'assicurazione dopo una distrazione o un'azione incauta alla guida della propria automobile. Nemmeno fare voti, promesse, quando non si sa più a chi rivolgersi. Significa invece raccomandarsi a qualcuno che si conosce bene, col quale si ha un rapporto quotidiano di dialogo e di comunione. Non si può quindi cercare il volto di Dio occasionalmente ed egoisticamente. Questa ricerca deve diventare una componente abituale ed essenziale nel nostro vivere, sino a determinare la radicale trasformazione. Possiamo affermare allora che soltanto chi accetta il Figlio di Dio, Gesù Cristo, come personale Salvatore, può gustare il profondo senso di pace e il conseguente desiderio di responsabile sottomissione che questa ricerca comporta e richiede. La parola di Dio afferma: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Isaia, capitolo 55, versetto 6. Questo è il tempo.